Iniziamo. Allora, vorrei iniziare la seduta. Per permettere anche poi al direttore di presenziare alle riunioni successive, oggi è una giornata impegnativa. Se prendete posto, iniziamo. Allora, io vorrei lasciare la parola subito al direttore per l'appello. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Quindi possiamo iniziare la seduta. Ci sono tre, ho ricevuto un'altra comunicazione da Alabiso che oggi è malata. Pompei, Alabiso e Gunnella sono assenti giustificati. E prima di iniziare la seduta vorrei nominare i tre scrutatori che oggi saranno il consigliere Ciancio, il consigliere Lazzari e la consigliera Tripputi. Passiamo subito al primo punto dell'ordine dei lavori di oggi ed è l'interrogazione numero 4 del 2017 a firma dei consiglieri Ciancio, Biondo, Gugliotta, Vitrotti e Stelitano, avente ad oggetto l'esecutività della risoluzione numero 7 del 1 marzo 2016, cantiere metro C stazione San Giovanni, variante in corso d'opera per il progetto della sistemazione superficiale di Largo Brindisi, via La Spezia e aree limitrofe, in corso d'esecuzione per la prossima apertura della stazione di San Giovanni, proposta di nuove pedonalizzazioni in conformità al PRG e al PGTU in adozione da Roma Capitale. E quindi lascio subito la parola all'assessore competente. Allora, grande cervicale oggi, anch'io, è giornata, siamo tutti malandati. Lascio la proposta ai presentatori per una illustrazione. Chi la illustra? Il consigliere Ciancio. Grazie Presidente, intanto bentornati. Dopo il primo maggio, quindi ci ritroviamo con questo primo consiglio. Saluto i consiglieri e saluto gli assessori che oggi sono tutti presenti rispetto all'impegno di questo consiglio. Dunque, l'interrogazione a risposta orale nasce da un'esigenza di vedere esecutiva una risoluzione approvata nel 2016. Era la risoluzione numero 7 che aveva affrontato con tanto impegno, con tanta passione, sia i comitati di quartiere, poi ne avete visto traccia anche in questi giorni, perché Teleregione mi sembra che abbia fatto un collegamento in diretta dai cantieri ultimati, c'è stata la riapertura di Via La Spezia,
Però la risoluzione poneva dei paletti molto importanti rispetto a un cantiere che è il primo in Italia per l'importo delle opere. Ritengo che i cittadini potevano assolutamente meritare una sistemazione superficiale diversa rispetto a quello che hanno attuato. Nel luglio 2016 c'è stata la conferenza dei servizi. Mi auguravo che l'assessore potesse dare un input, visto che poi questo atto è stato approvato all'unanimità nella passata consigliatura, anche quindi dalla Presidente Lozzi. Ci sono stati articoli di giornali che hanno parlato, da quello del Tempo, di Repubblica del 22, ma posso tornare indietro rispetto a un problema così importante quale un cantiere di tale rilevanza. Metro C poteva assumere sicuramente l'impegno di realizzare meglio la sistemazione superficiale, pensando di realizzare in primis un'area pedonale in largo Brindisi, perché il problema è forte e sarà sotto gli occhi di tutti. La metro C non è collegata alla metro A sotto, ma dovranno uscire fuori, attraversare la strada e raggiungere l'ingresso della metro A. Quindi vuol dire un formicaio di persone che camminano creando situazioni di pericolo e di disagio. Invece la proposta che abbiamo votato, che era quella di allargare l'area pedonale, mi aveva molto confortato nel mese di settembre, erano i primi di settembre, quando l'assessore mi disse, né qui, che era d'accordo su quella. Del resto chi non è d'accordo? Anche i vigili urbani, è un progetto che è stato condiviso con tutti i comitati del quartiere, è riportato nel PRG, è riportato nel PGTU come nuova viabilità, per cui perché non è stato istituito un tavolo di confronto? Ho fatto ieri accesso al verbale della conferenza dei servizi, non vi è traccia di qualcuno che rivendica l'esecutività di questa risoluzione. Eppure, se voi andate a fare un giro, l'avete fatto l'altra mattina con gli striscioni, i ragazzini, ne sono contento, però quali risultati portiamo a casa? Neppure gli alberi. Io ho preso una foto storica prima della metro C, a ridosso della Carducci vi erano 13 alberi sul lato della scuola e 10 sul lato delle poste. Beh, di questa alberatura non c'è nulla. Qualcuno dice che c'è il cemento armato sotto, non mi sembra. Quindi dare esecutività a una risoluzione che chiede sostanzialmente più verde, una migliore fruizione di quelli che sono gli spazi pubblici, soprattutto la sicurezza dei cittadini che, dovendo uscire dalla metro C, devono attraversare le strade per raggiungere un altro ingresso, quindi si sale e si riscende attraversando quindi la parte pedonale che è sempre minima. Io chiedo quindi all'assessore se facciamo in tempo, come del resto si è fatto in tempo. Ricordo l'allargamento di via Orvieto, la chiusura, era il mese di agosto e Metro C non aveva dato esecutività, anzi addirittura aveva già realizzato i marciapiedi per far confluire via Orvieto in via La Spezia. Bene, siamo riusciti alla fine a imporre a Metro C che venisse fatto nel terminal del mercato un piazzale fondamentale per quel quadrante. Quindi allargando i marciapiedi ce l'abbiamo fatta. Io pensavo essenzialmente che una risoluzione così importante, così discussa, ne hanno parlato tutti i giornali, che inverte proprio il modello di pensiero rispetto a quanto è importante il verde, la pedonalizzazione. Sono stati 10 anni serrati o di più, penso, in cui i cantieri hanno penalizzato quel quadrante. Meritavamo, assessore, alberi come quelli di via Amiterno. Non meritavamo mica l'arancetto che hanno piantato. Naturalmente il Dipartimento Metro C, Roma Metropolitana, non so se questa risoluzione l'hanno presa in considerazione o meno. Lei è subentrato nel mese di giugno,
La conferenza dei servizi è stata fatta il 4/7/2010. Sicuramente bisogna combattere, come diceva l'altro giorno il capogruppo del Movimento 5 Stelle, mostrare passione e tenacia rispetto a quello che un municipio con le poche forze che ha riesce ad attuare. Però è da qua che si parte. Se noi vogliamo attuare un minimo di decentramento, prendiamoci quello che c'è. Una risoluzione approvata all'unanimità diventa un atto su cui Metro C non può tirarsi indietro. Proprio per questo la nostra interrogazione chiede infine se è stato istituito il tavolo di confronto nelle riunioni eseguite con Metro C e con i dipartimenti competenti di Roma Capitale. Sono state analizzate le suddette proposte per dare esecutività a questa ambiziosa e lungimirante risoluzione, un progetto che di fatto si basa a bassissimo costo, perché la sistemazione superficiale ha un costo bassissimo rispetto all'opera che hanno realizzato. Un gioiello sopra diventa veramente un lavoro fatto a metà. Non ultimo l'allargamento del marciapiede che stanno realizzando adesso in prossimità della strada dove l'acqua andrà nel piano seminterrato. Consigliere Ciancio, le vorrei ricordare che sono 5 minuti per l'esposizione, ne sono già passati quasi 7. Grazie. Quale opere indicate nella risoluzione sono state approvate o potranno essere portate in porto? Questo chiedo all'assessore, visto che oramai i lavori sono stati ultimati, però perlomeno facciamo in tempo, mi auguro, a imprimere qualcosa della risoluzione, quindi quali siamo riusciti a portare in porto, visto che rispetto al progetto qualcosa la vedo diversa rispetto al progetto approvato nella prima conferenza di servizi. Grazie, assessore. Lascio la parola all'assessore per la risposta, ricordo che ha 10 minuti. Grazie. Allora, io qua mi sono insediato nei primi di luglio, non a giugno, e il primo incontro presso il Dipartimento Abilità si è tenuto il 4 di luglio. Nel corso di quell'incontro io ho duramente contestato il progetto che c'era stato sottoposto, molto duramente. Vi garantisco che le persone ai tavoli fibrillavano perché è stata messa in discussione l'idea a monte di quella sistemazione, l'idea che un quartiere debba sottostare i flussi di traffico di un'autostrada urbana, perché il Dipartimento Ambiente quel tratto di strada via La Spezia, via Magna Grecia, viene considerato il tratto urbano della tangenziale. Ora, questo per me è profondamente sbagliato. Tanto mi sono alterato e ho alterato gli altri che uno dei direttori del Dipartimento Mobilità ha chiesto un momento di pausa e mi ha portato assieme al Presidente della Commissione Mobilità Enrico Stefano nel suo ufficio. Cosa succede? Succede che Metro C si è bloccata sull'idea di portare avanti il progetto approvato. Quello che mi è stato detto dai referenti del Consorzio Metro C è, testuali parole, noi abbiamo questo progetto che ha passato tutte le fasi di verifica e validazione, tutti gli enti sono d'accordo, quindi se il Comune di Roma, non il Municipio, se il Comune di Roma intende rimettere in discussione questo progetto e presentarne un altro, il Consorzio vi addebiterà tutti i costi di fermo cantiere relativi a questa operazione. Ora, io all'epoca ero appena arrivato e non avevo ancora cognizione di quanto effettivamente fosse elefantiaca la macchina burocratica del Comune di Roma, me la sono fatta nei mesi successivi e alla fine mi sono reso conto che effettivamente questa argomentazione aveva un supporto. Quello che ci è stato detto privatamente dal direttore del Dipartimento è stato: se questi intendono proseguire questa linea e noi gli blocchiamo il progetto, dobbiamo ripartire con la fase di progettazione, rielaborare una nuova idea, ripassare tutte le fasi di valutazione,
effettivamente i tempi di chiusura del cantiere si allungheranno al punto che ci costerà di penali molto di più che rimetterci le mani ex post. Quindi, questo è il discorso che mi è stato fatto e di cui io non avevo ragione di dubitare, al Comune di Roma conviene lasciarli finire il progetto, chiudere il cantiere e rimetterci le mani in seguito. Ora voglio fare un passo indietro per capire come si è andata a verificare questa situazione. Il cantiere ha ripristinato di fatto la viabilità preesistente all'intervento di Metro C. Questo prima dell'apertura del cantiere era la normalità. Nessuno pensava che anni e anni dopo la cittadinanza avrebbe visto e percepito quella soluzione come insostenibile. Questo perché le persone si abituano alle trasformazioni. Nel momento in cui il cantiere ha chiuso quella viabilità, immediatamente è stato percepito come un disagio, perché spariva uno spazio pubblico, si era costretti a circolare. Poi, nel passare del tempo, la popolazione si è abituata a questa nuova situazione, si è abituata al silenzio, si è abituata all'assenza di rumore, di vibrazioni, alla sicurezza dei attraversamenti stradali, e improvvisamente, nel momento in cui la situazione è stata ripristinata come preesistente, l'ha trovata inaccettabile. Allora, che cosa succederà adesso? Succede che è in corso un processo di rielaborazione su quella soluzione, appunto perché per la popolazione è risultata inaccettabile. Il primissimo intervento è già stato effettuato e ha consistito nella modifica delle fasi semaforiche dei semafori di fronte alla scuola Carducci. È stata introdotta una ulteriore fase semaforica consistente nel verde pedonale su tutte e quattro gli attraversamenti. Il problema principale lì è che il flusso della tangenziale viene convogliato su Viale Castrense e sbuca di fronte alla scuola, con la necessità di imboccare via La Spezia in direzione di via Magna Grecia. Questo comportava all'inizio che nel momento in cui si apriva il semaforo del flusso della tangenziale contemporaneamente all'attraversamento pedonale, il flusso delle macchine andava interamente a intersecare il flusso dei pedoni, e questo creava delle problematiche di sicurezza enormi. Ora, come primissimo intervento c'è questa modifica delle fasi semaforiche. Adesso c'è un verde. Nel momento in cui scatta il verde per l'attraversamento di via La Spezia di fronte alla scuola, rimangono verdi anche gli altri due attraversamenti pedonali, il che crea una possibilità, per quanto breve, perché poi ci sta chi fa pressioni perché questo flusso di macchine non venga ostacolato in alcun modo, i pedoni possano attraversare in sicurezza prima che parta l'attraversamento in curva delle macchine. Oltre a questo, si sta ragionando di una modifica dei sensi di marcia delle strade. Su Viale Castrense non è possibile ripristinare i flussi di traffico perché c'è stata un veto da parte della Soprintendenza alle Belle Arti, che ha detto se questo poteva essere fatto in via temporanea per il cantiere non può essere fatto in via definitiva, perché il traffico e le vibrazioni danneggiano le mura. Ora, anche su questo io ho qualche perplessità, perché se valesse questo ragionamento dovrebbe valere anche per tutta l'uscita dalla tangenziale, che si sviluppa appunto di rimpetto alle mura, però magari a quello ci arriveremo dopo. È in corso un ragionamento, una riprogettazione dei flussi di traffico e gli interventi su questo spero che potranno avvenire non molto in là nel tempo. Io ho un appuntamento questo stesso pomeriggio col consigliere Stefano, appunto per discutere le prime idee di risistemazione, quindi vi garantisco che è un processo che sta avanzando, anche perché all'inizio ci è stato detto dobbiamo aspettare l'assestamento della nuova sistemazione prima di ragionare su nuovi interventi, non possiamo così ripensarli a freddo quando ancora le soluzioni di traffico non si sono assestate. Io conto di riuscire a intervenire
anche in maniera abbastanza importante su questa cosa. Ovviamente saranno soluzioni che non piaceranno a tutti, perché il problema è che tutti vogliono muoversi in macchina, ma nessuno vuole le macchine sotto casa. L'idea, una delle idee che ho sentito, ve l'anticipo, ci si ragionerà, non è niente di definitivo, è quella della chiusura dell'accesso a Viale Castrense all'altezza di Vianola e quindi il dirottamento di tutto il traffico in uscita da tangenziale su Vianola e poi via La Spezia. Questo preserverebbe le mura e si accorderebbe con la prescrizione della Soprintendenza alle Belle Arti. Ovviamente va fatto un ragionamento ancora più profondo, ancora a monte, ovvero chi è che decide quanti veicoli possono passare all'interno di una città? Quale delle due esigenze va sacrificata? Quella della mobilità delle persone in macchina o quella della qualità della vita dei cittadini? Secondo me, anche secondo il resto dell'Europa, per quello che riesco a seguire, la priorità è la qualità della vita dei cittadini. Questo significherà che bisognerà cominciare a mettere un argine alla quantità di veicoli che possono attraversare le aree urbane e gestire diversamente i flussi di traffico della tangenziale. L'ultima cosa che voglio aggiungere, quanto alle alberature, io ho parlato col consorzio Metro C, hanno detto che le alberature non piacciono neanche a loro, ma sono state imposte dal Dipartimento Ambiente, che ha deciso che quel tipo di alberature era più congruo e consistente con quello che è l'esigenza di quell'asse stradale. Ora, se cambia la sistemazione dell'asse stradale, magari più in là si potranno anche ragionare diversamente le alberature. Il punto è che non tutte le alberature sono adeguate agli spazi urbani. In molti casi siamo di fronte ad alberature che sviluppano dimensioni troppo grandi per la collocazione in cui sono state poste, che sviluppano rami, che sviluppano radici. L'agrume, per quanto secondo me discutibile, ma io non sono l'esperto, non ha uno sviluppo di chioma molto corposo e secondo il Dipartimento si presta a quel tipo di collocazione. Ho finito. Con perfetto tempismo, visto che erano 10 minuti, lascio la parola al consigliere Ciancio per la replica. Tre minuti. Assessore, io ringrazio per l'assessore perché ha detto delle cose giuste, ha riconosciuto un qualcosa che diventava prima protesta e adesso invece diventa modalità di esecuzione. Cambia l'amministrazione, si cambia il pensiero. Prima contestavamo, adesso diciamo di no. Gli alberi che hanno messo, caro assessore, poi un'altra cosa le dico, si faccia aiutare pure dall'assessore ai lavori pubblici nel controllo delle opere pubbliche, perché di questo si tratta poi in superficie. La qualità delle opere in superficie sono di pessima qualità, l'avete notato l'altra mattina con la diretta televisiva. Io non mi posso rendere soddisfatto, né tantomeno nessuno, se gli alberi non vengono ripiantati. C'è una proporzione nel PRG che indica il numero delle piante che devono essere rimesse a dimora. C'è un numero ben preciso. Se prima dell'opera c'erano queste piante sul fronte della scuola e sul fronte della posta e oggi non ci sono, mi devono spiegare all'assessore competente, o due o tre o quattro assessori che sono, come dire, così solerti rispetto alle problematiche del territorio, perché mentre invece gli alberi di lusso, quelli belli, con foglie sempreverdi, con radici piccole che costano di più, li hanno piantati in via Miterno, l'hanno messa, ammazza quanto sono belli, via Gabbi pure, ma sono bellissimi. Quindi quando l'assessore cammina, perché le carte camminano, l'abbiamo detto l'altro giorno in aula, in commissione, le carte camminano e le opere vengono realizzate se poi gli uomini camminano, perché tutto è fatto, anche le donne, per carità. E quindi io chiedo, e mi renderò
partecipe anche sulle cose più minute rispetto a quello che è il PGTU. È vero che il piano generale del traffico è un piano esecutivo approvato e mi auguro che venga approvato, ma sulle opere minute che noi chiediamo come municipio, ma davvero incidono e ci possono fare osservazioni metro C quando noi ne dobbiamo pagare 200 milioni? Non incidono proprio per nulla quelle opere che chiediamo. Il tempo è scaduto. Del cantiere non può assolutamente incidere su quello che ha detto in conferenza dei servizi. Per tale motivo io ringrazio l'assessore e vedo che viaggia nella direzione corretta, però invito l'assessore ad essere più incisivo rispetto a quello che vogliamo. Grazie assessori e grazie presidente. No, non si può rispondere, mi dispiace. Allora, possiamo passare ora al secondo punto, prossima interrogazione, la numero 7 del 2017 a firma dei consiglieri Ciancio, Biondo, Gugliotta, Vitrotti e Stelitano, avente ad oggetto situazione locali siti nella sede di Piazza Cinecittà 11, piano terra, punto ristoro. E l'assessore che risponderà è l'assessore al bilancio, Giuseppe Commisso. Per la relazione invece lascio la parola alla consigliera Vitrotti. Grazie Presidente. E oggi in data 4 maggio rispondiamo all'interrogazione presentata il 17 di febbraio sulla situazione dei locali che ci sono proprio su questo piano e in questa sede. Io immagino che tutti voi conosciate la storia e il percorso che ha portato all'interno di questa struttura e di questa sede municipale alla presenza di un, chiamiamolo bar, chiamiamolo punto ristoro, ma in realtà era qualche cosa di più, perché il centro diurno di Cinecittà, che ha sede sempre qui, nel corso degli anni, nell'ormai lontanissimo 2004, quando fu inaugurato appunto il locale, aveva pensato di creare una nuova unità di business, possiamo anche definirla così, però dedicata alla ristorazione e con l'intento e con la finalità prettamente sociale per la promozione umana e l'inserimento lavorativo di persone che particolarmente soffrono di disturbi psichici. All'interno di questo percorso, ovviamente, nel corso degli anni poi si è consolidato anche un riconoscimento da parte degli uffici, insomma, che hanno riconosciuto in quel luogo appunto andava anche incontro alle esigenze dei dipendenti. Durante la scorsa consigliatura sia la Commissione Politiche Sociali che la Commissione Commercio avevano cercato di riavviare quell'esperienza, consapevoli, proprio perché chiuse durante la scorsa consigliatura, quindi consapevoli delle difficoltà che c'erano state, però aveva mantenuto, e questo devo dire anche con l'intenzione era quella di tutti, di mantenere quantomeno la finalità sociale e rivalorizzare l'obiettivo per il quale appunto questo municipio, fiore all'occhiello da parte di tutti gli altri municipi, perché era l'unica esperienza su Roma, aveva dato una spinta propulsiva all'impresa sociale con particolari categorie di soggetti svantaggiati, in particolare quelli con disagio psichico, come dicevo prima. Quindi per questa ragione, vedendo poi che dall'inizio di qualche mese fa si è cominciato anche a sgomberare il luogo da quello che era rimasto all'interno, insomma, questa interrogazione intende chiedere alla Giunta quali sono le procedure che si intendono seguire e se si è previsto già di coinvolgere alcuni soggetti, in particolare quali categorie, soprattutto se questa amministrazione vuole dare seguito al progetto definito di impresa sociale con e per pazienti psichiatrici, progetto a suo tempo pensato appunto per i ragazzi che frequentano il centro diurno di Cinecittà, e
Infine, se sono stati anche ripresi in consegna i locali che sono appunto su questo piano e che sono compresi anche dell'area esterna che appunto è da contorno al punto ristoro stesso. Grazie. Assessore? Grazie. Allora, rispondo innanzitutto da un punto di vista logico se sono stati presi in consegna locale. La risposta è sì, sono stati presi in consegna circa, se non sbaglio, 3 mesi fa. L'intenzione dell'amministrazione era chiaramente in principio quella di continuare sulla stessa linea, quindi diciamo aprire il bar con un progetto sociale interno. E il problema è che successivamente si sono verificati degli eventi che hanno portato, e che adesso spiegherò uno per uno, che hanno portato questa amministrazione a rivalutare la questione. Ci sono 3 motivazioni che ci hanno spinto a riflettere su questa cosa e li elencherò dal meno importante al più importante. La prima motivazione è che naturalmente alla Presidenza è arrivata una nota da parte dell'ufficio tecnico in cui si evidenzia come a livello strutturale normativo i locali non sono idonei, quindi per far fare un progetto di punto ristoro o qualsiasi cosa occorre intervenire, quindi spenderci soldi. Ma come dicevo, è chiaro, non si parla di 200.000 euro, si parla di qualche decina di migliaia di euro. Questo era un piccolo problema. Un'altra motivazione ancora più importante è che, come sapete voi, noi abbiamo proceduto a quella riorganizzazione funzionale degli uffici, alla realizzazione amministrativa effettiva dell'accorpamento votato anni fa, e quindi, come ben sapete perché ci abbiamo fatto un consiglio su questo, alcune sale, alcune stanze sono state utilizzate per portare alcuni uffici che erano in stanza a Villa Lazzaroni e che non avevano accesso, che non avevano rapporti con il pubblico qui, quindi c'è stato un aumento di necessità per gli uffici. Questa riorganizzazione, diciamo, ha avuto il favore, comunque è andata a favore anche dei dipendenti del municipio, in quanto avere una migliore organizzazione, una migliore struttura organizzativa funzionale, cioè di fatto sapere cosa devono fare, perché da qui li lascia anche un po' più tranquilli nel venire al lavoro. Ma il più importante motivo che ci ha portato a riflettere da un punto di vista amministrativo è la gara che il Dipartimento di Razionalizzazione della Spesa ha espletato in itinere, quasi a conclusione oggi, per l'affidamento di macchine di autodistribuzione di bevande. Questa gara quindi ha impegnato l'amministrazione a dover rispettare quella gara, perché era stata presa una decisione in precedenza. La gara è stata affidata, e questo cosa porterà? Tanto per dare dei dati. Porterà una gara a base d'asta di 7 milioni di euro per tutto il Comune di Roma, 7 milioni di euro che andranno divisi tra tutti, che sono entrate, non sono uscite. Cioè il Comune di Roma dà la possibilità a delle società che vinceranno un bando aperto di installare determinate macchinette, e quelle società pagheranno il Comune di Roma per una base d'asta di 7 milioni di euro su 3 anni. Il municipio in media quindi incasserà da quell'azione qualche centinaia di migliaia di euro all'anno. Ora, al di là dei soldi, è chiaro che di fronte a questo obbligo giuridico, l'instaurare di un punto ristoro che va in concorrenza alla fine con l'affidamento fatto, esporrebbe l'amministrazione a dei ricorsi sicuri da parte della società che ha vinto. Questo quindi ci ha portato per adesso a stoppare la questione del bar e del punto ristoro, e quindi quei locali verranno destinati, ad oggi credo ritorneranno alla polizia locale oppure sempre al servizio giardini. Questo è, sta ancora per fare, quindi per adesso non c'è l'intenzione di riaprire il punto ristoro per i motivi che ho elencato. Grazie.
Sì, grazie. Consigliera Petrotti. Allora, partirò invece dall'ultimo punto che ha citato. E capisco io le necessità di fare cassa, capisco le necessità di un'amministrazione, però il punto è un altro. Intanto è capire se vale di più lavorare su un progetto sociale piuttosto che... No, capito che no, infatti. Piuttosto che appunto andare incontro a delle esigenze delle amministrazioni che sono, diciamo, comprensibili, però questo vale per tutte le strutture, comprese anche quelle del Campidoglio, quindi immagino, dove c'è un punto ristoro che chiuderà. Boh, no, se funziona così chiuderà anche quello probabilmente. E mi dispiace constatare che stanno succedendo delle cose come se fosse tutto normale. Perché per la stesso, il secondo tema, che è la riorganizzazione, spostiamo la consulta e l'handicap. Vabbè. Però aumentano le esigenze del personale, è vero, ne abbiamo discusso. Dopodiché, questo è il secondo punto che resta in sospeso in questo momento. E mi dispiace, ma credo che non è che dispiaccia solo a me in quantità di consigliera. Dispiace perché su un progetto, su un valore aggiunto, che tra l'altro stava anche dentro un piano regolatore sociale, quindi che aveva una validità anche riconosciuta, si sta praticamente andando in una direzione totalmente diversa, come se questo fosse normale, normale. Se la UOT ci dice che i locali non sono idonei, e appunto sono, diciamo, costi residui, vale la stessa cosa. Se ci interessa quel progetto sociale, la politica fa di tutto perché si intervenga e che si metta a posto e si sani una situazione per ridare al municipio, ai dipendenti, ma anche per riqualificare quel pezzo di attività sociale che nel corso degli anni ha dato delle risposte importanti dal punto di vista dell'inserimento lavorativo. Ripeto, gli unici su tutta Roma. Questo perché nel corso degli anni non è stato mai fatto niente, invece siccome nel corso degli anni sono state fatte delle cose importanti e siccome era una vostra intenzione quella di cercare di tutelarle le cose importanti, invece si constata ancora oggi che le state distruggendo e quindi io non sono per niente soddisfatta di questa risposta. Bene, passiamo al punto successivo. Interrogazione numero 6, dunque, la proposta di deliberazione per espressione parere sulla proposta di iniziativa consigliare a firma del consigliere Coia, avente ad oggetto un nuovo regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche. Chi intende? Consigliera Tripputi. Grazie Presidente, buongiorno consiglieri, buongiorno Giunta, direttore, segreterie. Allora, questa proposta di deliberazione viene votata favorevolmente in commissione dopo un'ampia e attenta discussione. Abbiamo analizzato tutte le osservazioni fornite dal Dipartimento, di cui alcune abbiamo ritenuto essere accoglibili. Abbiamo formulato le seguenti osservazioni. L'articolo 1, da inserire al comma 3, fino al completamento del processo di implementazione del sistema informatico GET, è consentita la presentazione in forma cartacea o tramite PEC da parte degli interessati di istanze, atti, comunicazioni e pagamento di tutti gli oneri connessi all'invio di un'istanza, cioè prevedere un periodo di transizione tra oggi e il momento in cui il sistema andrà a regime. All'articolo 24, in alternativa i municipi possono porre in essere progetti di riqualificazione inserendo aree specifiche per il riuso, il riciclo, a questa parola aggiungere a fronte di eventuali benefit. Ricordo che questa proposta è frutto di suggerimenti ed esperienze di chi nel commercio ci lavora, che siano uffici od operatori. La grande novità di questo lavoro è la compartecipazione di tutti i municipi, i quali hanno fornito il proprio contributo con idee e suggerimenti scaturiti da numerose interlocuzioni con gli uffici, i quali hanno evidenziato le numerose falle e limitazioni della deliberazione 35 del 2006. È evidente che allo stato attuale la deliberazione 35 del 2006 è superata. La città di Roma
In questi ultimi anni ha subito molteplici trasformazioni, basta guardare il nostro municipio. Di anno in anno il commercio su aree pubbliche si è intensificato, operando gli uffici e la polizia locale, che come tutti sappiamo non riescono a rendere efficaci le norme vigenti. Come non parlare della crisi che oggi tutti i settori commerciali stanno vivendo, in primis i mercati. Abbiamo ascoltato in diverse commissioni i presidenti dei mercati che hanno lamentato le varie criticità sia a livello gestionale che economico. Come non parlare del decreto legislativo 59/2010, conosciuto come direttiva europea, la Bolkestein, che prevede che siano messe a bando molte concessioni pubbliche, tra queste anche quelle dei commercianti da strada. L'obiettivo della direttiva è favorire la libera circolazione dei servizi e l'abbattimento delle barriere tra i vari paesi. Il decreto mille proroghe proroga di fatto le concessioni in essere e in scadenza entro luglio 2017 fino al 31 dicembre 2018, quando si prevede che queste siano rimesse nuovamente a bando. Quelle in scadenza o già scadute vengono quindi estese fino alla fine dell'anno prossimo, ma entro quel termine gli enti locali dovranno attrezzarsi, così prescrive la norma, per rimettere a bando le stesse concessioni. Le proteste degli ambulanti riguardano solo uno dei punti della direttiva e del suo provvedimento di recepimento, quello che riguarda l'obbligo di messa al bando delle concessioni in scadenza di spazi pubblici. Avremmo voluto che questo settore non fosse inserito nel decreto. Nella proposta si tiene in considerazione l'applicazione della 59 del 2010, ad esempio nell'articolo 8 che tratta l'assegnazione giornaliera nei mercati e nelle fiere dei posteggi occasionalmente liberi e validità delle presenze. All'articolo 16, segnalazione certificata di inizio attività, la SCIA, per subingresso nell'attività o per reintestazione dell'autorizzazione e concessione. All'articolo 41, viene inserita sempre la norma della 59/2010 nell'attività di vendita in forma itinerante. Soffermiamoci sui punti salienti e innovativi della proposta. 1. Rilancio dei mercati come elemento fondamentale della vita sociale della comunità. Il mercato deve essere percepito come una piazza che favorisce l'aggregazione, il cuore pulsante del quartiere. 2. Bandi in adeguamento alla 59/2010, la Bolkestein, con criteri di dettaglio finalizzati alla qualità e al decoro. 3. Fideiussioni a tutela del pagamento delle sanzioni, tutela del decoro, articolo 19. Divieto degli itineranti su aree estese dei municipi, articolo 41, che inoltre recita, è vietata la vendita in forma itinerante attraverso l'uso di banchi aperti, fissi o muniti di ruote, l'esposizione della merce esternamente al veicolo utilizzato per la vendita. 5. Lotta ai falsi itineranti. 6. Controllo degli itineranti con verifica preliminare presso gli uffici del comune. 7. Conversione delle autorizzazioni anomale. Qui vorrei per un momento soffermarmi. Le licenze anomale non sono abusive, le metto tra virgolette, ma sono licenze concesse anni fa con meno limitazioni. Oggi i titolari possono operare dove vogliono all'interno di una stessa via perché le licenze non prevedono un numero civico. Con questa proposta tali licenze decadono e vengono ricondotte per la prima volta alle stesse condizioni delle licenze attuali e quindi avranno inserito nella licenza il numero civico. 8. Revoca dei posteggi per pubblico interesse. 9. Criteri di decadenza più stringenti ed efficaci. 10. Divieto di uso di gruppi elettrogeni a combustibile fossile ed eccessiva illuminazione. 11. Apertura della somministrazione fino al 10% dell'alimentare in tutti i mercati, ora solo nei coperti, e aumento degli orari fino alle 23. 12. Progetti di partecipazione attiva per il rilancio dei mercati. 13. Limitazione del numero delle licenze fino a un massimo di 5+5, esteso al concetto di famiglia anagrafica e ai posteggi fuori mercato. A nostro avviso in questa proposta è stato previsto effettivamente tutto ciò che abbiamo rilevato in questi mesi tra criticità, limiti ed evoluzione del commercio.
Quindi abbiamo fatto ben due commissioni per discutere su questa proposta di delibera. E noi del Movimento 5 Stelle ci sentiamo veramente soddisfatti, perché sono stati messi in questa proposta tutti i punti che noi avevamo rilevato facendo comunque interlocuzioni, informandoci attraverso i mercati, sentendo appunto non solo i presidenti dei mercati, ma abbiamo anche sentito alcune categorie. Io sinceramente devo dire che è una buona delibera, e sicuramente questa potrà essere d'impulso proprio per cercare di regolamentare quelle parti del commercio che ad oggi purtroppo vivono in assoluta anarchia. Grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi? Se non ci sono interventi, passiamo direttamente alla dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni. Ah, consigliere Giuliano. Grazie Presidente. Visto che l'argomento o non desta interesse in quest'Aula, oppure è talmente chiaro che nulla questio, però per quanto mi riguarda, visto le buone proposizioni che emergono, a differenza di un quadro che già esisteva ovviamente, e non faccio parte di questa commissione, per cui non ho, come si dice, chiaro tutto il percorso, però mi rendo conto, come diceva la collega, che è stato fatto un lavoro tra virgolette certosino, cioè si è entrato nei meandri dei vari articoli, dei vari insomma argomenti. Il quadro sembra ovviamente migliorativo, dovrebbe essere quindi, come diceva, un impulso per quella parte di commercio che oggi insomma no, è deregolato, quindi non ha una regolazione. Penso quindi agli abusivi, penso quindi a un mercato ambulante che va comunque riorganizzato, penso alle attività commerciali e a tutte quelle attività commerciali che stando in regola e pagando anche il più piccolo balzello, no, amministrativo, poi si trova attività che nascono così dall'oggi al domani o che pure non seguono, no, tutte le varie aree obblighi di legge, quindi rispetto dell'occupazione del suolo, l'importanza di avere comunque un'accuratezza nella parte igienico-sanitaria, insomma, quindi mi riferisco anche, è uscito questi giorni anche su Facebook, perché ormai Facebook è il giornale dei poveri, per cui di tutti, per cui si parlava anche di queste frutterie che comunque no, fanno un po' come gli pare, cioè io vedo che chiudono quelle frutterie italiane e aprono insomma tutte le altre, c'è qualcosa che non quadra, perché se non funziona per l'uno non funziona per l'altra, però probabilmente non rispettano tutte le regole probabilmente, e quindi un controllo maggiore di tutto questo io penso che sia corretto, sia trasparente, ma sia anche a vantaggio di chi segue le regole e quindi no, opta per un comportamento idoneo. Però io, per quanto mi riguarda, mi astengo, in quanto non è che non ho fiducia, ci mancherebbe altro, perché diverse volte mi è capitato di essere a supporto e di essere propositivo. Però non ho quella, come si dice, quella sensazione, quella certezza di un cambiamento così ovviamente preciso e puntuale, che mi dà una percentuale, mi lascia una percentuale insomma di un po' di tutto è bello e tutto quello che si dice teoricamente, no, è bellissimo, poi bisogna vedere la pratica, la teoria. Mi astengo con la certezza di ricredermi se questo meccanismo verrà messo in atto, verrà comunque puntualmente
adempiuto, e sarò il primo a dire appunto che questa cosa avrà preso una strada, come si dice, positiva. Nel frattempo permettetemi di avere questa diciamo astensione così positiva, anche nonostante che sia apprezzabile il documento, ma di realtà, ecco, un'astensione dovuta alla realtà quotidiana, e vedo un po' difficoltà perché dovevamo anche fare lo spostamento della parte degli ambulanti, insomma, che ancora non è stato. Consigliere, le devo ricordare che è una dichiarazione di voto e siamo già fuori di un minuto. Ma detto da lei, io accetto tutto, grazie. Grazie mille. E quindi chiudo dicendo che rimango un po' così, sono positivo in queste situazioni, nei cambiamenti, nei meccanismi, però lasciatemi questa parte di perplessità. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Toti. Rispetto a questo regolamento, ma voglio dire, noi già l'abbiamo detto in precedenza più volte, il rispetto delle regole. In questo settore le regole, noi ci accorgiamo tutti quanti girando per i quartieri, che non vengono rispettate. Ecco, quando la Presidente dice evitiamo l'anarchia, dice cose importanti, però poi dobbiamo collegarci anche col comando dei vigili, perché poi se noi facciamo delle grida manzoliane molto belle e poi non riusciamo a farle rispettare, ecco, voglio dire, abbiamo fatto metà del cammino, forse non abbiamo fatto neanche il primo passo. Perciò il discorso corre rispetto al regolamento, ma corre anche rispetto al un confronto forte con la vigilanza urbana, e questo lo deve fare la nostra sindaca e il nostro assessore, oltre al nostro assessore municipale, ma anche l'assessore comunale, in modo che cambi il discorso dell'anarchia nella città di Roma. Certamente sui temi che sono stati toccati io mi trovo d'accordo, perché quando si parla di rilancio dei mercati, ecco, lo chiediamo da tempo, certamente non è un discorso facile, è un discorso anche di cambiamento culturale, anche di indirizzo culturale rispetto a che significa un mercato di quartiere, perché voglio dire anche gli operatori devono essere sensibilizzati a un discorso diverso, a un rilancio che deve passare appunto in un quadro di riferimento anche culturale, con un confronto col municipio che deve essere protagonista insieme al mercato per a fare anche attività collaterali che diano praticamente valenza al mercato concepito pure come cuore pulsante del quartiere. Poi la lotta ai falsi itineranti, questo senz'altro, le licenze anomale a decadenza devono stare alla stessa condizione delle attuali, l'apertura al 10%, mi sembra, sì, delle somministrazioni, anche questo è un discorso. Ma io dico che comunque questo regolamento fa un passo avanti, però ecco, non posso dare il voto favorevole finché io non vedo un discorso di coinvolgimento forte della città di Roma rispetto, ecco, a un indirizzo diverso o comunque più forte nei confronti della vigilanza locale, della polizia locale, che deve con più forza intervenire per stroncare l'anarchia che è dilagante purtroppo ancora nella città di Roma rispetto al discorso delle aree pubbliche. Perciò ecco, il voto è quello di astensione. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Non ci sono altre dichiarazioni di voto. Consigliere Cantigliota. Grazie Presidente. Allora, vogliamo sottolineare solo alcune cosette che forse sono importanti. La prima è che ovviamente questo è un primo passo per il decentramento, quindi andiamo verso quell'indirizzo, quello che è stato sempre chiesto un po' da tutti, no? Quindi è fondamentale capire che
Questo è anche un primo passo per questo. Poi ovviamente le frutterie non fanno parte della 35, questo va bene, insomma, era un esempio, va bene, certo, va benissimo. La cosa fondamentale è capire che tutte quelle risoluzioni che noi abbiamo fatto, quindi parliamo dei benefit, ad esempio, no? Che è stato inserito, cioè tutte quelle risoluzioni che sono partite da questa commissione e da questo consiglio sono state integrate. Questo è un grande passo anche a livello comunicativo tra municipio e comune. Quindi ci fa piacere che sono state prese in considerazione, ma soprattutto abbiamo dato anche degli indirizzi. In commissione si è parlato anche di eventuali osservazioni che abbiamo fatto, le abbiamo fatte diciamo di comune accordo nella commissione, lavorandoci insieme, tutti insieme, non solo come forza politica ma come una commissione. Questo ci fa piacere e insomma, e per questo siamo contenti di essere favorevoli a questa proposta. Grazie. Bene. Allora, passiamo adesso sì, al voto e sostituiamo uno degli scrutatori perché il consigliere Ciancio ci ha lasciato. Ci ha lasciato, sembra anche brutto, sì, lo so, ha lasciato l'aula, ma ha lasciato anche noi. Oggi, consigliere Giuliano, sto prendendo lezioni da lei, oggi faccio ridere l'aula. Benissimo. Di larità. Allora, passiamo quindi direttamente al voto, nominando il consigliere Toti come terzo scrutatore. Allora, favorevoli? Contrari? Astenuti? Possiamo dire che la delibera è stata, per espressione di parere, è stata approvata con 12 voti favorevoli, 4 contrari e 3 astenuti. Passiamo al punto successivo all'ordine dei lavori di oggi ed è la proposta di risoluzione d'iniziativa dei consiglieri Rinaldi, Candigliota, La Zazzera, Tosatti, Giannone, Guido e Principato, avente ad oggetto promozione della formazione del programma preliminare relativo all'ambito per programmi integrati prevalentemente residenziale X7 Capannelle ai sensi dell'articolo 53,5 delle NTA del piano regolatore comunale. Vorrei lasciare la parola al relatore, consigliere Rinaldi. Grazie Presidente. Allora, diciamo con questo atto diciamo, si giunge, diciamo, si mette un punto diciamo, alla fase di, diciamo, che è stata percorsa in commissione, per la quale ringrazio comunque anche gli uffici per la collaborazione, soprattutto nelle ultime commissioni. E praticamente riguarda appunto il print X7 Capannelle Nord, che è un print piccolo, però seppur piccolo diciamo è il primo print che viene diciamo, ad andarsi a realizzare nel Comune di Roma dopo 8 anni insomma, che questo strumento urbanistico è stato considerato per quanto riguarda gli aspetti urbanistici. È uno strumento che permette al municipio, una delle poche cose che può fare il municipio in materia urbanistica, perché poi alla fine le competenze diciamo, sono tutte più che altro a livello comunale, quindi dipartimentale, e permette appunto l'espressione del territorio sulle opere che devono essere realizzate diciamo, come restituzione di quella che è una opera privata.
In questo caso parliamo di due piccole opere, nel senso che non abbiamo grandi, diciamo, non abbiamo un numero elevato di opere da fare, ma se ne tratta di due, una privata e una pubblica. In tutto questo è stato ovviamente considerato anche nelle commissioni il territorio, che ha contribuito insomma al dibattito, quindi all'identificazione anche delle priorità di queste opere. Quindi ecco, vado a leggere qual è insomma il contenuto della risoluzione, tralasciando la parte diciamo iniziale nell'ultimo punto. Quindi nella documentazione relativa al programma preliminare in oggetto sono proposte quali obiettivi pubblici le seguenti opere pubbliche. Opera 1, parco pubblico con strutture di accoglienza, svago, attrezzature sportive di base. L'opera 2, la messa in sicurezza e miglioramento dei percorsi pedonali in considerazione della fermata metro Anagnina. Considerato che il programma integrato è lo strumento più idoneo per soddisfare le esigenze locali, per ricucire le separazioni fra situazioni nate autonomamente con procedure diverse e per riqualificare gli ambiti urbani dal punto di vista urbanistico ed edilizio ambientale, per soddisfare pienamente le esigenze locali di cui sopra, occorre che l'impegno economico relativo alla realizzazione dell'opera 2, cioè la messa in sicurezza e miglioramento dei percorsi pedonali, in considerazione della fermata metro Anagnina, sia prevalente rispetto a quello dell'opera 1, cioè il parco pubblico con strutture di accoglienza, svago, attrezzature sportive di base, ribaltando quindi la prevalenza dell'impegno economico a favore dell'opera 2. L'ambito per i programmi integrati prevalente residenziale X7 Capannelle Nord della città da ristrutturare, se attuato secondo le osservazioni di cui sopra, può soddisfare obiettivi di riqualificazione diffusa puntando al miglioramento delle infrastrutture viarie esistenti, oltre che contribuire all'attuazione delle previsioni programmate, nonché al potenziamento del sistema del verde e dei servizi. Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio del Municipio VII risolve di impegnare assessori e uffici competenti a promuovere la procedura per l'applicazione del programma preliminare relativo all'ambito dei programmi integrati, prevalentemente residenziale X7 Capannelle, ai fini di quanto previsto nella delibera della Giunta Capitolina numero 192-2014, individuando quali obiettivi pubblici le seguenti opere pubbliche. Quindi l'opera 2, come prioritaria, messa in sicurezza di via Roccella Ionica, della fermata metro Anagnina all'area di parcheggio di via Girifalco, prevedendo il senso unico di marcia per gli autoveicoli in modo da recuperare gli spazi necessari per la creazione di marciapiedi su ambo i lati e parcheggio in linea. Considerare la costruzione di impianto per lo smaltimento delle acque piovane, prevedere infine il passaggio pedonale in sicurezza su via Mendolara per raggiungere l'area a verde pubblico. L'opera 1, quindi, che è l'area verde e attrezzature di svago, prevedere l'area di totale libero accesso al pubblico, escludere le edificazioni di cubature all'interno dell'area verde, attrezzare l'area con alberature e panchine, realizzazione di campetto sportivo polivalente, recintato ma di libero accesso. A ribaltare l'impegno economico di spesa per le opere rispetto a quanto previsto nel programma preliminare già trasmesso al Municipio 7, rendendo l'opera 2 prevalente rispetto all'opera 1. Le considerazioni che sono state fatte nella diciamo, redazione di questo atto sono state quelle di come priorità insomma, anche del Movimento 5 Stelle di aumentare la sicurezza e diciamo, le strutture d'accessibilità anche allo stesso parco che verrà realizzato, mettendo in sicurezza appunto via Roccella Ionica ed evitando anche, soprattutto questa è una cosa molto importante che forse è passata un po' in secondo piano, considerare la costruzione di impianto per lo smaltimento di acque piovane. Non so se vi ricordate che un paio d'anni fa la stazione della metro prospiciente a via Roccella Ionica era invasa dall'acqua in maniera tale che non ne permetteva addirittura l'utilizzo. Quindi ecco, questo è il risultato insomma, di una commissione che talvolta è anche tacciata di lavorare poco, che però dopo 8 anni di lavoro sul print arriviamo qua e facciamo questo piccolo progresso. Anche dal punto di vista del parcheggio noi sappiamo che lì c'è un problema, perché comunque sia il fatto che diciamo, anche il traffico e le soste temporanee dovute al quando qualcuno va a prendere persone alla stessa o accompagna persone alla fermata della metro, ci sta sempre il problema di dove appoggiarsi, creando anche risentimenti sul traffico di via Anagnina, con problemi anche ai mezzi pubblici. Quindi ecco, la realizzazione di questo parcheggio permette un alleggerimento di queste problematiche e insomma, rendere più accessibile e più sicuro il tratto interessato dal print. Tutto qua. Ci sono interventi?
Non ci sono interventi? Consigliere Guido? Grazie Presidente. Intanto vorrei rassicurare il Presidente Rinaldi perché la Commissione Urbanistica e Lavori Pubblici e ha fatto numerose commissioni proprio sul print, intanto, visto che questi strumenti urbanistici sembra che sono citati ma che non esistano, cioè parliamo dei print, ne sono stati realizzati zero negli ultimi 15 anni, cioè giusto per, ecco, per dare un'entità della questione, c'è Pietralata che è quello che sembrava partire, in realtà non è mai partito manco quello, quindi c'è, cioè questa qui è la realtà. Il print in questione, X7 Capannelle Nord, è il più piccolo su tutto il comune e per questo ha maggiori possibilità di partire. Che cosa serve al Dipartimento per far partire c'è questo print? Serve la risoluzione da parte del Consiglio del Municipio. Per questo ci siamo impegnati molto su questo fronte. Che cosa ci prevedeva l'opera? Intanto stiamo parlando di circa 400.000 euro da impiegare in opere pubbliche. Su un comprensorio, su un quadrante, su due, tre vie che sono per l'appunto via Mendolara e via Roccella Ionica, che sono totalmente non in sicurezza. Sono strade colabrodo, non ci sono marciapiedi, il Presidente Rinaldi ha poc'anzi detto le difficoltà di allagamento, eccetera. Queste opere pubbliche, per come era formulato il progetto preliminare, prevedeva la maggior parte della spesa, quindi oltre 300.000 euro, su un parco, cioè su un'area verde, quindi su un parco che poi diverrà pubblico, facendo all'interno delle strutture di vasta entità, anche c'è vista l'entità della cifra. Mentre circa 90.000 euro erano preventivati per la messa in sicurezza di via Roccella Ionica, che sappiamo deve essere messa a posto bene, cioè va rifatto l'asfalto, vanno messi i marciapiedi, vanno messe a posto le caditoie, eccetera, non bastano certo 90.000 euro. Quindi cioè noi più che il parco, più che dotare il parco di grandi strutture, cioè di accoglienza, eccetera, come era descritto, preferiamo per interesse pubblico spostare, anzi cioè richiedere lo spostamento anche al Dipartimento, che in questo modo cioè sarà indirizzato da noi ad agire, cioè di spostare la maggior parte della cifra economica in questione invece sulla messa in sicurezza della strada e su via Roccella Ionica e su via Amendolara. Questo è un primo passo in accordo con i cittadini, quindi con il comitato di quartiere, i quali cittadini sono intervenuti in commissione, è stato fatto un sopralluogo lì con l'assessore, con la giunta, più volte si sono interfacciati con noi per portare a compimento questa situazione. Quindi qui stiamo parlando di una svolta, perché questo Consiglio del Municipio oggi ha la possibilità di far realizzare un print, cioè su Roma, è un print piccolo, cioè ribadisco, ma che tenga in considerazione il benessere del bene pubblico, forse per la prima volta, poiché i print non si sono mai fatti perché strumentalizzati politicamente da 10-15 anni a questa parte, infatti non abbiamo tratto un ragno al buco, e comunque i privati alla fine hanno fatto sempre quello che volevano loro. Cioè a questo punto non solo ci realizziamo con quei 400.000 euro, che è poco, però c'è vista l'entità del print, quella era la cifra massima che si poteva utilizzare per le opere pubbliche in favore del benessere pubblico, e qui diamo una grande prova di forza. Quindi io ringrazio l'Aula e la Presidente per la parola concessa. Grazie. Ci sono altri interventi? Non mi sembra ci siano altri interventi. Ah, io oggi non la vedo. La mano. Ne siamo felici. Se lei è contento, noi siamo contenti. Allora, Fede, lascio la parola al consigliere. Grazie, Giuliano. Presidente. Allora, approfitto di questo intervento per due o tre motivi. Uno, perché c'è anche l'assessore, quindi sicuramente saprà rispondere a un quesito che io ho posto in commissione, ma che adesso, cioè fino adesso, non mi sembra aver dato risposta, che in fin dei conti era la mia astensione in tal senso. Cioè chiedevo al Presidente della Commissione se questo spostamento, inversione, nostra decisione politica di invertire le opere, quindi l'importanza o la necessità, opera 1, opera 2, fosse possibile.
Io avevo suggerito al Presidente della Commissione di chiederlo al Dipartimento o di chiederlo ai nostri uffici, eccetera, o appunto tramite l'assessore, eccetera, per avere questa conferma, in quanto i print ovviamente sono, come diceva anche lei, assessore Vivace, qualche tempo fa, sono stati degli strumenti politici, non degli strumenti operativi. Ed effettivamente, per quanto riguarda i municipi, sono stati anche degli strumenti vuoti, quindi alla fine erano solo teorici, ma non avevano quella praticità che poi non ha permesso, infatti, su Roma a nessuno strumento di questo tipo di poter essere attuato. Quindi adesso ci troviamo, come dice il Presidente della Commissione, ci troviamo ad avere questo primo passaggio, piccolino, molto piccolo ovviamente, però emblematico. E quindi, come dice, vogliamo esserci oggi, no? Vogliamo essere attori principali di questo piccolo cambiamento? Sì, perché no? Non è che uno si mette a dire appunto no, beh, allora stiamo stravolgendo il mondo, va bene, è giusto. È giusto dare un segnale in questo senso, soprattutto per uno strumento urbanistico che fino ad oggi è stato solo scritto negli elenchi degli atti urbanistici, ma che è stato, tra virgolette, poi volutamente snobbato dalla politica. Oggi potrebbe essere un inizio, e fare questo potrebbe essere anche lo strumento per poter comunque poi capire come muoverci sul nostro print, diciamo, quello che da anni governa questo municipio, che è quello di Morena. Non perché quello di Tor Fiscale non sia importante, ma quello di Tor Fiscale sembrava che, siccome proviene dall'ex nono, per quanto mi riguardi sono l'ex decimo, quindi è una storia che comunque hanno seguito in altri anni altri colleghi consiglieri, altri presidenti, eccetera. Quindi immagino che stia a buon punto, immaginavo, però effettivamente poi non sappiamo se sia così. Mentre Morena, qui l'abbiamo insomma lavorato, studiato, digerito, metabolizzato, però stiamo sempre al palo. E quindi dicevo, la mia astensione nasceva, a verbale il Presidente può essere testimone, dal fatto che volevo sapere, siccome gli standard urbanistici non è che li decidiamo noi, e siccome le opere pubbliche, no, primarie e secondarie non le decidiamo noi, quindi sono un meccanismo che viene comunque, che deriva da dei calcoli, dagli strumenti, quindi dalle percentuali che un piano si porta dietro, io avevo chiesto se potevamo fare questo cambio, cioè questo spostamento. I 300.000 euro per l'area verde, pochi o tanti che siano, non sta a me giudicarlo ovviamente, non faccio il tecnico, immagino che escano fuori dai calcoli, sono, a prescindere se siano sufficienti o meno, o tanti, possono essere spostati, quindi invertire e metterle su una opera primaria a discapito di una secondaria, cioè via Rocella Ionica è un'opera primaria che va a discapito della secondaria perché è verde e secondario, oppure no, sono degli aggiustamenti di messa in sicurezza che non rientrano nelle opere di urbanizzazione primaria e secondaria perché comunque quelli già sono stati fatti, allora sono modificabili. Io volevo sapere questo, cioè votare un atto fattibile, se si può fare, ok, io cambio la mia astensione in elemento di positività, però qualcuno me lo deve dire, perché in quest'aula ovviamente ci deve essere, no? Io ovviamente ci deve essere l'assenso da parte della parte tecnica o dall'assessore che comunque, no, ha preso informazioni e ci dà una risposta certa. Però c'è una piccola, insomma, chiosa che volevo rispondere al presidente della commissione, ovviamente Stefano Rinaldi, così lo nomino e può riintervenire per sua correttezza. Lavorare poco, lo dico anche a lei assessore, io ho fatto un intervento in commissione, non volevo dirlo, ma visto che il presidente mi dà modo di commentare, io ho fatto un intervento in commissione un po', diciamo, tra virgolette polemico, perché considero questa commissione una commissione, la commissione delle commissioni. Urbanistica poi con lavori pubblici, insomma, non è così, tanto poco conto.
non perché gli altri settori non siano, però è un elemento pesante, un macigno, è una cosa che suggerivo anche al Presidente di dargli il contributo, cioè comunque tutti quanti, perché una cosa non è semplice, anche interporsi con gli uffici, con i dipartimenti, col PAU, che sappiamo, io so da qualche anno insomma che è veramente una cosa mastodontica e poco tra virgolette trasparente e chiara, mi suggeriscono il termine, ma l'avevo già condiviso per tanti motivi, non perché lì chissà che, però poi poco personale, lavoro, non si capisce, le carte si trovano, le piantine, le convenzioni, è un caos. Quindi una commissione così pesante, secondo me dovrebbe essere convocata tutti i giorni, secondo me. Va bene una volta, due volte a settimana, va bene, poi capitava che qualche volta non veniva convocata, oppure viene convocata con dei motivi di lavori pubblici, insomma il lavoro pubblico, senza sempre con molto rispetto, se dobbiamo rifare la strada o meno, penso che possa essere anche assoggettato a lei, assessore, cioè voglio dire, è una competenza che l'esigenza che ha con gli uffici che, con cui collabora, di dire dobbiamo fare 4, 5, 6, 8 strade, per l'amor di Dio, non è che ci vuole una scienza nel dire quali, se le condizioni sono drammatiche si fa la strada, non è quello, non è che deve passare in commissione, se poi per gentilezza lei, no, dice voglio mettere a conoscenza, abbiamo fatto queste strade, per l'amor di Dio, questo ne prendiamo atto. Ed è una, come si dice, una finezza che fa nei confronti della commissione, ci mancherebbe altro, e la prendiamo positivamente, però non è che ci possiamo fare una commissione. Io penso, e poi l'abbiamo anche chiarita questa cosa, devo dire, quindi non pensavo che il Presidente tirasse fuori questa battutina, che abbiamo chiarito che non era una cosa ovviamente personale, ma era un modus di lavoro, perché qui abbiamo veramente dei milioni di metri cubi teorici su questo municipio che dovremmo comunque digerire prima o poi, perché le cose o si modificano come succede per lo stadio della Roma, bisogna fare un'altra delibera, allora bisogna avere il coraggio politico di portare in aula un documento, un atto, rivotarlo, o se no quello è il piano regolatore che ci abbiamo oggi, quindi non si può cancellare Romanina, l'ipotetica centralità, non si può cancellare tra virgolette via Gasperina, l'accordo di programma del Fateme, non si può cancellare il print, insomma non si può cancellare alcune di queste diverse centinaia di migliaia di metri cubi che comunque sul nostro territorio ci sono e che dovrebbero portare effettivamente, se come si dice gestiti in un certo modo, dovrebbero portare delle grandi risorse. C'è il print di Ciampino, io non lo so il print di Ciampino a che punto sta. Per cui, perché si parlava di 50 milioni, solo a sapere che ci sono 50 milioni che possono essere scaricati su questo municipio, io penso che avremmo finito tutti i problemi con l'assessore al bilancio, no? Ecco, già è venuto fuori il sorriso, solo a pensiero che possano transitare di qua 50 milioni per fare, o rifacciamo un nuovo, cambiamo anche il nome a questo municipio, ma quando mai? Però queste cose vanno governate, se vogliamo capire quanto, no? Dobbiamo, cioè, e non è che ne so, se si viene a sapere la notizia, no? Ecco, ad esempio sul sociale c'è un problema, tu il giorno dopo metti in commissione, puoi parlare e lo risolvi. L'urbanistica va programmata, cioè il dipartimento finché ti dà qualcosa ci vogliono 15-20 giorni, se fai un incontro col dipartimento gli devi stare presso, perché se possono venire qui o andiamo noi lì, insomma è una commissione pesante. E io suggerivo sommessamente di dare un contributo al Presidente. Ripeto, abbiamo chiarito questo, non era polemica, era come si dice, una verifica naturale dell'andamento del modus operandi, perché c'è bisogno ovviamente di convocare l'urbanistica nei suoi quadri insieme ad altre cose, però farlo in modo un pochettino, secondo me, più ragionato, più metodico, perché sennò noi col PAU, e voi ne sapete qualcosa, abbiamo fatto una commissione ai voli pubblici lì e c'eravate voi due, vi siete leggermente alterati con il dipartimento. Perché vi siete alterati? Perché sembra che te prendono in giro, chiaro? Cioè sembra che comunque lavoriamo sullo stesso meccanismo, no, nella stessa casa comune, e poi c'è uno che va contro l'altro.
quando senti dire che ritornano indietro 40 milioni, no, di lavori, di soldi del dipartimento Simu non spesi, ok, e a noi ce ne servono 200 per coprire una buca, devi andare a ride. Cioè, esci veramente costernato, poi vai a spiegare al cittadino che non funziona questa cavolo di burocrazia, no? Però questo è, quindi i dipartimenti sono una cosa complessa. Detto questo, e quindi volevo sapere questa notizia, l'ho un po' infiocchettata, ma per renderla più chiara possibile. Quindi se tutto questo è possibile, quindi spostare i soldi non per volontà, ma per possibilità, questo era la, perché possiamo essere tutti d'accordo, però poi lo possiamo fare e votiamo qualcosa che si può fare. Io pensavo, vedendo il quadro, perché dovevamo fare anche una commissione, ma non abbiamo la possibilità di poter fare commissioni esterne, sembra che ci dicono, quindi siamo un po' con le mani legate, quindi abbiamo come si dice, un ruolo, no? Un po' soffocato in questi ultimi tempi, dovremmo quindi riprenderci un po' il nostro ruolo, se ci abbiamo il coraggio. E, però giravo lì e leggevo del parchetto via Mendolara. Io ho visto adesso su Google, insomma, lì non mi sembra che ci sia un parchetto, però se c'è, esiste già, vengo smentito. Ma poteva essere utile, per esempio, anche fare via Rocella Ionica, via Mendolara e fare un pezzettino di strada che si collega con via Mormanno, che avrebbe permesso una circolarità in quel quadrante, che oltre a fargli quindi il senso unico e quindi poi agire sulle altre strade. Consigliere Giuliano, la richiamo solo sul tempo. È cambiato? Sì, sì. Allora, a parte il sole, no, siamo nei 10 sì. minuti, quindi ne volevo solo chiedere di stringere. Oggi lei fa molto caso a quello che dico io, grazie Presidente. E... no, è che sto... Sì, sì, ma non c'è bisogno di tutti. Come, capito, ci mancherebbe. Cerco di essere ci mancherebbe altro. Corretta. E quindi dico, se effettivamente anche quel passaggio poteva essere interessante per un quadrante che ha a margine quel pezzo di area verde, se è area verde praticabile o meno, o è prevista, ma intanto farci una strada che comunque poteva permettere in quel quadrato di poter circolare, quindi di un collegamento. Certo, i soldi forse non sono sufficienti, però è vero pure che siccome questa richiesta di 400.000 euro, se non sono opere primarie e secondarie, sono probabilmente una richiesta che ha fatto il privato, no? Cercando di stare nel giusto e dire io faccio questo e questo, ok? E metto questa disponibilità, sempre se non è un calcolo ovviamente che deriva da standard. E allora vi possiamo chiedere anche qualcosina in più, oppure in questo caso l'amministrazione si può fare portatore sano di questa, per dire, richiesta, che non è che faccio io, che comunque deriva dal quadrante come possibilità, e aggiungere qualcosina, no? E fare effettivamente una cosa che, oltre a mettere in sicurezza Rocella Ionica, metterebbe anche in collegamento via Mendolara con via Normanno. Io la butto lì, guardatevela questa cosa, quindi in base alla risposta che darà, immagino, l'assessore, io poi decido se spostare l'astensione nel voto positivo. Ci sono interventi, non so, c'è il consigliere Toti, io lo dico, ci può essere l'intervento finale sia dell'assessore che del relatore iniziale, del presentatore dell'atto. Quindi lascio prima la parola al consigliere Toti in modo che possiate raccogliere tutte quante le informazioni e dubbi. Io condivido e apprezzo l'intervento del consigliere Fulvio Giuliano, che, voglio dire, si è espresso a lungo sul discorso anche del funzionamento della commissione urbanistica. Io condivido le sue, come ho detto, le sue preoccupazioni. Però ecco, oggi bisogna dire che rispetto a questo, rispetto al discorso Printer, ma io dico non solo nel municipio, nella città di Roma, un passettino avanti lo abbiamo fatto, lo stiamo facendo. Io ricordo, e il consigliere Fulvio Giuliano me l'ha ricordato, dato lui viene dal decimo municipio, dal nono, ricordo, ecco, le commissioni
che abbiamo fatto rispetto a Toledo e il fiscale, che però non hanno dato ancora nessun risultato. Addirittura la Presidente Fantino aveva avvocato a sé in nove la discussione, l'aveva tolta dalla Commissione Urbanistica, però nonostante questo e nonostante sforzi che nel passato forse sono stati anche fatti rispetto a questo, non si è arrivato a nessun risultato. Oggi la mia percezione è che si può arrivare a un risultato. Ecco, quando noi parliamo di printer, parliamo di grandi risorse che possono arrivare finalmente, voglio dire, perché delle risorse ce ne stanno ben poche di risorse, al nostro municipio. Poi sono quelle oggetto di questa risoluzione zone purtroppo degradate, come quella di Asteria del Curato e di Capannelle, che verrebbero un po' rivitalizzate con questo strumento che noi andiamo poi oggi ad attuare. E poi, ecco, rispetto a questo noi abbiamo la possibilità di essere protagonisti, a differenza di altre cose. Ecco, noi oggi abbiamo in precedenza approvato un parere, però io ricordo con delle osservazioni, ricordo che purtroppo osservazioni che abbiamo fatto a precedenti proposte di delibera comunale, le nostre osservazioni non sono state accolte, perciò è importante, ecco, che ci sia rispetto al Campidoglio, rispetto al si lavori in collaborazione, e quello che poi esprime il Consiglio, magari anche il Consiglio all'unanimità, venga, voglio dire, tenuto in debito conto dal Consiglio Capitolino. Rispetto a questa risoluzione, ma senz'altro abbiamo sentito anche i comitati di quartiere. Io ieri ho sentito anche il Presidente del Comitato di Quartiere Statuario Capannelle. Certamente c'è stata un'inversione, però ecco, noi dobbiamo dare garanzie, penso che ci siano, però ecco, dobbiamo essere sicuri di riuscire non soltanto a arrivare a un risultato su Osteria del Curato, perché senz'altro la messa in sicurezza di via Rocella Ionica, il discorso della creazione dei marciapiedi su ambi i lati, è un discorso, o smaltimento delle acque piovane, è un discorso di messa in sicurezza, il passaggio pedonale. Ecco, anch'io non ho capito, sono andato a vedere, Presidente, le carte, e non ho visto quel parco, quel piccolo giardino, parco, dove chiaramente noi diamo un indirizzo di passaggio pedonale per raggiungere, ecco, l'accesso a questo parco. E perciò ecco, io vorrei dall'assessore, dal presidente della commissione rassicurazioni, in modo che senz'altro la priorità, e questo lo condivido anche i cittadini di Statuario Capannelle, perché stiamo parlando di una messa in sicurezza e perciò penso e loro condividono una priorità, però poi anche il parco delle Capannelle, che è un parco abbandonato veramente in una situazione come c'è purtroppo in tanti parchi e zone del nostro municipio, però ecco, che si faccia un passo avanti anche rispetto a questo e perciò si dia una risposta anche ai cittadini di Statuario Capannelle per avere, ecco, la possibilità di avere un parco pubblico serio nel proprio quartiere. Volevo chiedere se ci sono altri interventi, però se si tratta solo di una replica, perché mi sembra di capire che sta alzando la mano il consigliere Vivace, il consigliere Rinaldi, scusatemi, oggi veramente la cervicale mi sta uccidendo. Il consigliere Rinaldi, come replica, perché è stato menzionato, può rispondere a chiaramente pochissimi minuti.
Se invece vuole fare un intervento alla fine un po' più esteso, io ricordo che l'ordine in genere è a fine discussione, possono parlare il relatore e l'assessore, quindi dipende anche dal tipo di intervento che si vuole fare. Tutto qui, spero così di aver chiarito ogni dubbio. Ci sono quindi interventi, vuole procedere lei? Ok, consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri e assessori. Allora, la questione è molto seria, perché c'è chi ha costruito campagne elettorali sui print e ha realizzato zero ad oggi. C'è addirittura chi ha inventato una commissione speciale sui print. Municipio 7, dal comune una bocciatura per la commissione speciale print. L'organismo di revisione economico-finanziaria di Roma Capitale ha diffidato il Municipio 7 dal pagamento dei gettoni di presenza per la commissione sui print, suggerendo anche l'opportunità di sospenderne i lavori. Nel documento si chiede di sospendere il pagamento dei gettoni di presenza previsti per la commissione. L'articolo è disponibile, fonte Roma Today, 5 marzo 2015, per chi volesse approfondire. Questo per rispondere a qualcuno. Per quanto riguarda il rapporto parte politica ed esecutivo, quindi quella che è la collaborazione tra i consiglieri all'interno delle commissioni e la giunta municipale, vorrei chiarire, affinché non ci sia alcun dubbio in futuro, che il Movimento 5 Stelle lavora così: si collabora tra parte politica e parte esecutiva, non esistono più gli assessori di prima che fanno le cose da soli e che non fanno squadra con la parte politica di questo municipio, perché gli assessori sono la parte esecutiva di quello che noi rappresentiamo, e noi rappresentiamo non solo i cittadini che ci hanno votato, ma più di 300.000 abitanti di questo municipio. Quindi il nostro modo di lavorare è questo, mettete ora in testa. Per quanto riguarda il discorso del print in particolare, nel print ci sono due opere a scomputo che vengono proposte dal privato. Noi abbiamo analizzato queste due opere, c'è stato un confronto con i cittadini sul posto e chiediamo un ribaltamento dei fondi. È così semplice, è semplice. Noi chiediamo più soldi per la sicurezza dei cittadini e meno soldi per l'area a verde, che non significa che a noi non interessa che ci siano dell'area verde all'interno del municipio, ma che io faccio un'area verde fantastica, meravigliosa, e poi i cittadini non hanno la strada per poter arrivare a casa o poterci arrivare a quest'area verde, che senso ha? Che senso ha? Per questo noi richiediamo un ribaltamento dei fondi. Sull'area verde, tra l'altro, noi non vogliamo cubature né tantomeno opere faraoniche, chiediamo lo stretto necessario, perché vogliamo che i soldi vengano spesi per le strutture, per quello che serve all'interno del quartiere. Il Movimento 5 Stelle lavora così. Grazie. Aveva chiesto quindi consigliere Rinaldi, io ricordo, se gli interventi sono finiti io le lascio lo spazio per la replica che voleva fare, oppure l'intervento mi dica lei. Purché sia l'ultimo, il suo e quello del consigliere, poi dell'assessore. Ci sono altri interventi? Lo chiedo subito, così, perché poi chiudiamo, altrimenti dopo il consigliere Rinaldi e l'assessore Vivace chiudiamo. Benissimo, può andare. Lascio. Volevo soltanto una cosa riguardo al fatto, ad esempio, il consigliere Giuliano, che tra l'altro è uno dei più, diciamo, collaborativi in commissione, nel senso che comunque porta temi e sollecita la commissione, purtroppo però ecco, veniamo da un passato dove addirittura questo municipio aveva tre commissioni, una lavori pubblici, una urbanistica e una commissione speciale che l'OREF, purtroppo anche la Corte dei Conti ci hanno detto forse non è il caso, e quindi tre commissioni. Ora tutta questa fretta nell'affrontare le cose, assolutamente, cioè, è necessario essere proattivi nella risoluzione dei problemi. Però ci si taccia insomma di andare a rilento, quando in passato con tutta questa potenza di fuoco in realtà un printino del tipo questo non è stato nemmeno affrontato. L'altra risposta che volevo dare era sul fatto della scelta delle strade in commissione. Cioè, noi abbiamo inizialmente portato una lista
da condividere con i consiglieri, ci è stato risposto che questa lista non la potevamo fare perché se no andavamo a fare i favori a qualcuno nel mettere a posto una strada. Cioè, il concetto è: io metto a posto una strada che ha bisogno di manutenzione, non vado a tappare la buca, faccio il binder, faccio il tappetino, però faccio un lavoro fatto bene che decidiamo in commissione. Per cui, insomma, il coinvolgimento in commissione adesso, questo è un problema, diciamo, marginale, che però è stato trattato così come i print, come il print Morena, Casal Morena, non è che non l'abbiamo portato in commissione, è atavica, questa situazione è atavica, qui si voleva fare una commissione speciale print, lasciamo perdere il discorso dei gettoni, ma l'impegno delle persone a discutere di temi che sono competenza del Dipartimento PAO, quando noi diamo, rispondo così pure all'altra domanda, noi diamo un indirizzo politico, è venuto l'architetto Cocchia in commissione ha specificato, è stato a disposizione per qualsiasi domanda, io purtroppo non c'ero quel giorno ma immaginavo che la risposta fosse stata data, noi non decidiamo quanti soldi, quanti non soldi, noi diciamo a noi ci serve questo come municipio e questo dobbiamo fare, Paolo, fai o non lo fai, sono cose che poi decidono in altri uffici, noi dobbiamo dare un indirizzo politico sulla base di quello che ascoltiamo andando in giro in commissione. Adesso mi pare di aver risposto a tutto quanto. Poi vabbè, se c'è qualche altra cosa purtroppo non è previsto rispondere ancora, per cui passo la parola a chi di dovere e grazie comunque perché comunque il consigliere Giuliano è tra quelli che operativamente contribuisce alla commissione, nonostante le critiche che sono ben accette ovviamente. Grazie. Parola all'assessore Vivace in chiusura. Assessore, a 10 minuti. Grazie Presidente, buongiorno a tutti, vi ringrazio di aver lavorato così tanto e così bene su un qualcosa di estremamente importante, perché noi volevamo dare immediatamente un segnale su uno strumento urbanistico come il print che li sappiamo affrontare, lavorare e portare a termine. Il consigliere Giuliani mi ha fatto tante domande e le rispondo. Innanzitutto devo chiarire alcune cose, c'è stato un percorso partecipativo con i cittadini ampiamente documentato, questo è il volantino che il comitato di quartiere Osteria del Curato ha messo in tutte le locandine all'interno del quartiere, ha inviato delle mail list, ha messo sul sito l'incontro che ci sarebbe stato e che poi c'è stato il 20 ottobre alle 11.30 con me e anche il vicepresidente Commisso, abbiamo invitato il privato, abbiamo invitato gli uffici, ai cittadini è stato presentato il progetto e le proposte del privato. Abbiamo da quel momento ricevuto i feedback dai cittadini che ci chiedevano ovviamente di mettere in sicurezza il quartiere e di cercare di fare qualcosa di concreto che poi si poteva mantenere nel tempo. Noi ci siamo mossi con gli uffici dipartimentali e quindi la risposta, consigliere Giuliano, che le do alla sua domanda, quando lei dice stiamo facendo un atto fattibile, ecco, noi saremmo inesperti, ma io mai mi avrei pensato che si potesse fare un atto non fattibile, cioè noi lavoriamo portando atti, cercando di portare atti in commissione, tutti fattibili. Altrimenti non neanche era stato proposto una cosa del genere. Quindi io mi meraviglio un po' di questa cosa, se in passato sono stati fatti atti infattibili. Quello che è stato redatto in questo documento è già stato lavorato con il Dipartimento, siamo un po' un passo avanti, perché è bene portare cose pragmatiche e appunto fattibili, non esiste che si possa uscire da qui in qualcosa che non si può fare, non esce proprio. Tant'è che noi abbiamo analizzato, i cittadini ci chiedevano anche l'ipotesi di fare quella strada nuova che lei raccontava prima in maniera tale di fare un cerchio. Ora, anche se noi non siamo poi così favorevoli a avere nuove strade, perché nuove strade comporta nuova manutenzione, comporta più macchine, più traffico e noi in realtà siamo per una mobilità sostenibile, ma abbiamo lavorato in quel senso, per fare quella strada c'erano due ipotesi, sto dicendo due strade, due ipotesi. Una era fare una variante al piano regolatore perché si doveva andare in un parco, eccetera, eccetera, cosa bocciata fin da subito, perché dobbiamo fare cose che appunto si possono fare. È inutile andare a dire ad un quartiere facciamo una nuova strada là dietro, quando poi, quando stiamo nell'operatività, è evidente, ci confronti con gli uffici, con i dipartimenti, non si può fare, a meno che non si richiede una variante al piano regolatore, cosa che noi non vogliamo fare. Oppure si doveva fare all'interno di un terreno privato e allora ci sarebbe dovuto stare un esproprio. E quanti di voi sanno come funzionano un esproprio e i tempi degli espropri? Per carità di Dio, poi investire
e i danari per un esproprio, noi non siamo per questo. Quindi abbiamo deciso di continuare sulla linea che i cittadini ci avevano proposto, cioè quello di mettere in sicurezza la strada di Roccella Ionica. Investire meno sull'area verde non vuol dire che l'area verde diminuisce. Non è che dice prima c'erano 300.000, poi ci mettiamo 100.000, quindi è un terzo di prima. No, assolutamente no. L'area verde che voi non vedete è perché adesso non c'è. È un'area che viene obbligatoriamente ceduta all'amministrazione comunale come area verde, perché così è da piano regolatore. Quindi quest'area ci sarà, adesso non c'è, ci sarà. Parte di questo lotto privato dove ci sarà questa costruzione dovrà essere ceduta al comune. Ovvio è che il privato nella sua ipotesi di opera scomputo aveva impreziosito quest'area a verde, perché insomma si affacciava sulla loro proprietà e quindi l'aveva impreziosita. Noi, a differenza del passato, aree verde stramega attrezzate che poi non vengono mai prese in carico dall'amministrazione, ce ne sono, abbiamo decine di queste situazioni. Quante aree verde conoscete all'interno del territorio chiuse perché non si riescono a prendere in carico, perché tutti gli elementi che si trovano all'interno dell'area verde, manufatti, giochi, scivoli, tutte cose planetarie, non passano i collaudi, passa il tempo e non sono più collaudabili, e quindi ci si stagna in una situazione di mancata presa in carico. E quelle robe che vedete in giro sono sempre soldi pubblici. I soldi che vengono fuori da questo print sono oneri calcolati secondo i dettami dell'urbanistica, quindi non è che sono ipotetiche, famo di più, famo di meno, non stiamo a sto livello. Ci sono dei calcoli in base alle cubature, ai metri quadri di cessione e di costruzione, che fanno venire fuori un calcolo dove c'è una cifra che sarà l'onere a scomputo. L'onere a scomputo è denaro pubblico. In quanto denaro pubblico noi abbiamo un indirizzo ben preciso: sistemare, mettere in sicurezza i cittadini. Questo è un primo esempio dove si vede la richiesta politica di intervenire sulla sicurezza dei cittadini piuttosto che invece abbellire un qualcosa che non serve abbellire. Tanti di voi, penso, siete stati all'estero. Le aree verdi ci sono in tutto il mondo, non sempre sono stramega attrezzate, basta un campetto aperto di libero accesso a tutti e i cittadini ne possono usufruire. Fare un manufatto all'interno, perché era previsto anche un manufatto all'interno, anche se la cubatura lo consente, non lo vogliamo perché poi va manutenuto, e voi lo sapete che cosa vuol dire manutenere un manufatto, e poi va messo in sicurezza e cadono i frontalini e si recinta e vediamo le reti arancioni. E invece magari via Roccella Ionica continua ad essere una giungla di auto, un'autorimessa a cielo aperto, una giungla di auto, asfalto fatto male, con le persone che raggiungono la metro che passano a mezzo alla strada. Quindi se si possono ribaltare i soldi... Mi scusi se la interrompo un attimo, Assessore. Consigliere Gugliotta, è possibile che lei smetta di parlare al telefono durante... Grazie mille. Mi dispiace di averla interrotta, ma era un po' che andava avanti la telefonata. Ah, prima ho sentito parlare dell'attenzione della Commissione Lavori Pubblici e Urbanistica sui lavori pubblici, eccetera, eccetera. Siamo stati obbligati a fare questo. Noi stiamo lavorando su piani urbanistici in collaborazione con il Dipartimento, come ho già detto la volta scorsa qui in Commissione. Per questo abbiamo chiesto e ottenuto dei nuovi uffici all'interno del Municipio che si occuperanno di urbanistica. Cioè vengono la mattina, la sera e si occupano di urbanistica. Sono interfacciati con il Dipartimento, quindi abbiamo un nuovo ufficio urbanistica municipale, un nuovo ufficio opere a scomputo municipale, perché... perlomeno da quello che si inizia da oggi in poi non lo vogliamo portare a termine e prenderlo in carico. Quindi si parla di presa in carico ancora prima di pensare l'opera. Cioè quest'opera che noi stiamo solo pensando, la si potrà prendere in carico? Siamo sicuri che tutto quello che andiamo a fare potrà essere poi collaudato e preso in carico? Perché tutto quello che andiamo a fare sono soldi pubblici e in quanto tali devono essere protetti da noi. Questo è il nostro obiettivo. La strada, le ho risposto, l'abbiamo affrontata abbiamo deciso di non intraprendere quel tipo di ipotesi proprio perché avrebbe portato la cosa non solo alle lunghe
magari non si poteva neanche fare, perché una variante al pianerecolatore per una stradina di 150 metri non è sano pensare solo di farlo. Lo spostamento dei soldi, innanzitutto noi non decidiamo di spostare i soldi, noi proponiamo, okay, il municipio in questa fase propone quelle che possono essere le esigenze territoriali, promuove il print, cioè decide sì siamo d'accordo o non siamo d'accordo e promuove alcune opere sul territorio. Secondo il quadro economico che ci è stato presentato, abbiamo deciso di proporre il ribaltamento del denaro per dare un segnale ben preciso al privato e al Dipartimento. E come le dicevo prima, questo è frutto già di partecipazione col Dipartimento che abbiamo già, sulla quale abbiamo già lavorato in questo senso. Quindi tutto ciò che arriverà in questo Consiglio, che uscirà da questo, è sempre fattibile, altrimenti non ci si arriva proprio e non ci si parla proprio. Noi lavoriamo così, in maniera pragmatica e molto pratica. Tutto qui, grazie. Bene, a questo punto direi, discussione conclusa, di passare alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Giuliano. Io lo dico prima, 3 minuti, così lo sa, sì, no, non dice che sono poi troppo attento. Al di là della dichiarazione utilizzo questi 3 minuti proprio per rispondere, anche perché ovviamente parto dall'ultimo. Io quando chiedevo lo spostamento dei soldi e della fattibilità non chiedevo che se la cosa era fattibile o meno, cioè nel senso se si può fare quell'opera o no. Se potevamo spostare i soldi da 300.000 è primaria? No, è verde e secondaria. Apposta dicevo, io chiedevo da 300 farle diventare 100 e verde e da 100, 300 la sicurezza, si può fare? Questa è la domanda mia che avevo chiesto. No, forse ci siamo capiti. Ho chiesto, siccome mi ha detto che al Dipartimento... Gli ha detto, fate una discussione, per favore, lasciate parlare. No, ma è perché ci mancherebbe. Mi ha detto che già è stato fatto col Dipartimento, alzi le mani, io non lo sapevo. Ecco qual era il mio dubbio. L'ho chiesto in commissione, ma non lo sapevo se il Dipartimento era d'accordo in questa operazione. Non è che portavamo un atto che non era fattibile, era, dico, lo spostamento interno. L'atto è fattibilissimo e lo spostamento interno, se era d'accordo il Dipartimento, che è quello che poi decide, no? Se è una cosa quindi procedibile, tutto lì. Poi ovviamente divento a maggior ragione d'accordo, perché se è stato fatto tutto un percorso, la strada non a caso l'ho chiesta, perché un conto è dire quello, no, che si può fare, cioè quello che si vorrebbe fare, e un conto quello che si può fare. Era una provocazione il discorso dalla strada, positivo per l'amor di Dio, ma lei ha risposto puntualmente, perché è ovvio che bisognava fare una variante al piano regolatore, si può fare per l'amor di Dio, ma è un percorso leggermente difficoltoso, complesso, leggermente, ci vuole insomma un bel po' di tempo. E anche il fatto di fare un esproprio non ne parliamo proprio. Quindi, però, era per dire che un conto uno quello che vuole e un conto quello che si può fare. E quindi mi serviva per mettere sul piano questa differenziazione. Perché sennò sul quadrante qualcuno dirà: ah, però lì a strada si poteva fare. Non è così. Bisognava fare quello che lei ha detto. E quindi detto qui in aula, ok, detto quindi anche con uno streaming, qualcuno che può pensare diversamente se lo va a vedere. Io lo sapevo, però volevo appunto che fosse questa cosa pubblica. Quindi ovviamente quello che possiamo fare è mettere in sicurezza Roscella Ionica nel momento in cui abbiamo detto. Certo, e poi Roscella Ionica è una strada insomma un po' strana, perché da una parte c'è qualche abitazione, dall'altra ci sono i parcheggi per le auto, sembra un parcheggio a cielo aperto tra virgolette. Quindi se a qualcuno su quelle aree dici costruisci casa, dice no che sei matto, io affitto il posto auto a 50 euro al mese, no? Sto alla grande lì, che più di questa, più rendita di questa, dico, gli facciamo anche, come si dice, il marciapiede, insomma va bene, quindi è un'attività che sarà più, però era, al di là della battuta, è un'esigenza che da tempo, insomma. E per dire appunto anche al collega principato, quindi lo nomino se ha voglia, io sono perfettamente d'accordo, ha detto delle cose che sono talmente d'accordo in quello che ha detto,
che io non ho anche votato la delibera per l'istituzione della commissione print, quindi agli atti io non l'ho votata perché non ero d'accordo di fare un ulteriore, e come dico al presidente della commissione attualmente, di programmare in modus operandi di fare pure 5 commissioni a settimana se servono, perché quella è la commissione madre, chiaro? Lì dentro si fa il lavoro. Poi nella scorsa consigliatura chi l'ha votata ha previsto, ha diciamo pensato di fare una commissione specifica per i print, l'ha fatto, se l'è votata, io non sono uno di quelli proprio perché non ero d'accordo, quindi a maggior ragione lei ha tirato fuori una cosa che mi ha ricordato che si lavora in un certo modo, nella scorsa consigliatura c'era anche fin troppo, no? Meccanismo 3 commissioni, lavori pubblici, print e urbanistica, oggi è tutto accentrato, io sono ben contento, proprio perché era accentrato bisognava secondo me avere un cambio di passo, non perché non si lavori, ci mancherebbe altro, ma proprio perché abbiamo unificato, dobbiamo far percepire che, no, con una programmazione, non è la quantità del lavoro, è la programmazione che rende merito, ok? Quindi per da astensione passo al voto favorevole, perché penso che avendo anche fatto un giro sul quadrante, quello che è risultato è quello che effettivamente l'assessore ha detto e che in commissione abbiamo lavorato, l'esigenza si traduce su questi interventi e sulle messe, diciamo, a senso unico di alcune strade, la viabilità che è importante anche perché delle strade molto piccole e strette. Grazie. Consigliere Toti. Rispetto alla commissione urbanistica, voglio dire, sta lavorando bene, magari quello che dice il consigliere Giuliano, magari da incrementarla rispetto anche al fatto che ci possiamo vedere più giorni, ma io l'ho detto anche in commissione urbanistica, il discorso non è soltanto quello dei giorni, ma anche la qualità del lavoro che noi andiamo ad affrontare in commissione urbanistica e lavori pubblici. Io ricordo che il Presidente della Commissione Urbanistica portò all'inizio dei lavori all'attenzione le strade e la sistemazione di alcune strade veramente deteriorate del nostro municipio. Comunque, ecco, apprezzo anche l'intervento di un consigliere 5 Stelle quando ha detto che la centralità è quella della commissione urbanistica, delle commissioni, in questo caso della commissione urbanistica, ma delle commissioni. Le commissioni sono centrali rispetto al lavoro e alle decisioni del municipio, e nelle commissioni si stabilisce l'indirizzo che poi deve essere rispettato dall'assessore. Questo io penso che è un discorso importante, io spero che si attui sempre, e comunque è centrale rispetto alla proposta che deve venire per i nostri cittadini. Ma rispetto alla risoluzione che noi andiamo a votare, anch'io mi ritengo soddisfatto dopo l'intervento dell'assessore, chiaramente vigileremo rispetto a questo, però ecco, ci ha dato rassicurazioni rispetto sia alla priorità data dalla messa in sicurezza, che comunque deve essere un discorso comunque dei fatti e comunque condiviso, ho visto anche dai comitati quartieri principe centrale, però ecco, quello che io ho chiesto all'assessore, mi sembra che abbia risposto positivamente, è quello anche di dare una risposta rispetto al parco pubblico, non è che poi non abbiamo più la possibilità di renderlo utile e di renderlo fruibile per i cittadini di Statuario Capannelle. Perciò, detto questo, stiamo facendo un bel lavoro sia come anche nelle riunioni che abbiamo fatto con i comitati di quartiere, che io ritengo centrali rispetto al dibattito, cioè le commissioni lavorano e danno l'indirizzo, però
devono sempre, io penso, sentire, ascoltare il parere dei comitati di quartiere. In questo caso i comitati di quartiere si sono espressi, ecco, apprezzo anche che il comitato di quartiere statuario Camannelle abbia detto che comunque, è chiaro, trattandosi di una messa in sicurezza, ha una priorità, però come ho detto in precedenza, importante è che noi andiamo a realizzare tutte e due gli interventi, perché sono tutte e due necessari per rivalutare, rivitalizzare i territori dell'ex decimo, particolarmente compromessi in termini urbanistici del nostro territorio. Io preferirei di no, siamo in dichiarazione di voto. Allora, facciamo una cosa, votiamo, poi magari dopo sentiamo la... Siamo ormai in fine discussione, mi dispiace, siamo in dichiarazione di voto, quindi non sono più previste. Le lascerò poi lo spazio subito dopo la votazione, se vuole rispondere non c'è problema. Allora, ci sono altre dichiarazioni di voto? Sì. Grazie Presidente. Niente, io volevo dire che per noi che ci siamo affacciati in questo anno, in questo vasto mondo dell'urbanistica, per noi del Movimento 5 Stelle, è una grandissima soddisfazione dare impulso. Il primo grande impulso necessario al Dipartimento per l'inizio della realizzazione di questo print di cui si parla, ne abbiamo sentito parlare tantissimo, se ne è parlato tanto negli anni, però poi non è mai stato fatto niente, quindi non si è mai realizzato niente. Quindi è nostra grandissima soddisfazione come Movimento 5 Stelle poter realizzare il print di X7 Capannelle. Quindi il voto è favorevole. Ah, la programmazione era stata discussa in commissione. Volevo accentuare questa cosa. Va bene. Grazie. Grazie Presidente, grazie ai consiglieri, all'assessore e al Presidente della Commissione Urbanistica. Come Partito Democratico ci troviamo un po' in difficoltà, perché oggi siamo molto contenti che il Movimento 5 Stelle ci prometta che verrà risolta la questione di questo print, e questa cosa ci fa piacere. Suggerirei di fare un po' più attenzione, perché un conto è votare le cose in aula, come sappiamo, un conto è poi realizzarle, ma noi ci fidiamo dell'assessore e quindi speriamo di poter nuovamente tornare a collaborare con questa maggioranza, perché come sapete e come ci teniamo a ribadire, proprio perché oggi avete fatto appello a due parole per noi importanti, ovvero legittimità e fattibilità. Noi vi chiediamo ancora una volta di regolarizzare la giunta del settimo municipio, che come ha dimostrato anche oggi davanti a una telecamera è composta da 4 uomini e 2 donne. Fino a questo momento il Partito Democratico non può votare e ha deciso di non votare gli atti presentati da questa maggioranza, proprio perché ci teniamo alla legittimità e alla fattibilità, e non vorremmo che tra qualche settimana o tra qualche mese ci dicessero che questa giunta era illegittima. Quindi noi vi chiediamo ancora una volta di regolarizzare questa cosa, che è una questione di legalità importante e che ci potrà permettere nuovamente di collaborare con voi. Grazie. Il nostro voto quindi è contrario. Dichiarazione di voto anche. Scusate, ho sbagliato, mi sono confusa. Noi rimaniamo in aula ma non partecipiamo, non votiamo contro. Sì, va bene. Allora, la consigliera Cerconi può esprimere dichiarazione di voto.
Sì, era stata già fatta, ma in difformità in qualità di vice capogruppo di Fratelli d'Italia, a seguito degli interventi che abbiamo sentito, in realtà noi ci asteniamo voteremo l'astensione. Grazie. Bene, quindi procediamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Sì. Perfetto. L'atto quindi viene approvato con favorevoli 13 voti, nessun contrario, un astenuto e non partecipano al voto i consiglieri Biondo e Gugliotta. Quindi l'atto viene approvato. Chiuderei qui la sessione di oggi e vediamo. Consigliere Principato, lei voleva fare quella piccola precisazione, c'è bisogno? Se veramente un attimo la faccia, io poi volevo, se avete la pazienza di aspettare, volevo fare una comunicazione a tutti quanti i consiglieri, che purtroppo non posso fare durante il consiglio perché è operativa, la vorrei fare subito dopo, ma almeno c'è la maggioranza dei consiglieri, invece di farla in capigruppo la volevo condividere con voi, grazie. Consigliere Principato, veramente 30 secondi come ha promesso. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Allora, un piccolo chiarimento, prima c'è stata una confusione, si tratta del comitato di quartiere di Osteria del Curato e non di Statuario Capannelle, e per quanto riguarda la programmazione, come diceva la consigliera Lazzazzera, è stato il secondo punto all'ordine del giorno dell'ultima commissione dell'urbanistica, nella quale abbiamo richiesto una collaborazione da parte di tutte le opposizioni proprio per programmare in maniera condivisa e non solo da maggioranza quelli che sono i lavori della nostra commissione in una totale e massima apertura. Sono arrivati due feedback positivi dal consigliere Toti e dal consigliere Giuliano, per il resto chi parla di collaborazione, quindi il Partito Democratico, non ha messo nulla sul tavolo. Grazie. Io vorrei chiudere qui la seduta, sono le, a che ora chiude? 11:15. La seduta è chiusa.